Da una vita intera Rosaria cuciva e ricamava di giorno e tesseva e intrecciava di notte. Lo fece anche quella sera per provare a distrarsi, ma non ci riuscì. Le mani tremavano troppo e le lacrime che inondavano gli occhi bruciavano più del sale delle reti sulle mani piagate. Stella, Stella mia, singhiozzò arcuata dalla sofferenza e circondata dalle reti sbattute dal maestrale. Faceva freddo e avrebbe dovuto tornare dentro, ma sapeva che in quella casa la disperazione sarebbe stata insopportabile, ora che un altro fantasma ne aveva preso possesso. Avrebbe voluto lasciarsi morire lì, Rosaria Nemus, perché non aveva la forza per sobbarcarsi sulle spalle un altro lutto, per giunta quello della sua adorata nipote. Eppure sapeva che doveva andare avanti per il bene di ciò che rimaneva della sua famiglia. Così si rifugiò nell'unica preghiera in grado di esorcizzare il dolore, il lavoro. Sbrogliò cavi e cordame e con gli occhi velati di lacrime iniziò a tessere. Un nodo ogni 7 maglie, mormorava stoica tra i singhiozzi per non impazzire. Un nodo ogni 7 maglie.